racconto con un certo orgoglio professionale. È uscito un libro che parla della storia del rock al femminile in Italia, quella scena musicale che mi onoro di far parte ora che corre il 2012. Jessica Dalese ha scritto un libro a cura di Oderso Rubini, un libro che per la prima volta parla proprio del rock al femminile. Nessuno fino adesso aveva mai pensato di trattare questo argomento. Quindi, partendo dalla Beat Generation anni 60 in gonnella, attraverso il punk e le Riot Girl, si parla di tutte quelle donne che hanno fatto e stanno facendo la storia del rock in Italia, con un happy ending, perché mai come adesso le donne sono parte attiva e protagoniste autentiche di questo movimento musicale. Quindi andiamo a parlare con Jessica e Oderso. Ciao Jessica, ciao Oderso, benvenuti a Culture. È uscito questo meraviglioso libro, Le ragazze del rock. Spiegatemi un po' quali sono i ruoli. Tu hai avuto l'idea e tu l'hai scritto, giusto? Sì, più o meno è nata così. Sì, sì, io frequentando un po' gli ambienti rock in generale, soprattutto Bologna, avevo realizzato che c'erano molti gruppi femminili. Conscio di questa cosa, mi è venuto in mente che forse poteva essere interessante raccontare la storia dei gruppi rock femminili che pochi conoscono in realtà. Pronto? Porno soccorso? Porno soccorso? Sì, mi dica. Io chiamo perché ho avverto un forte, forte dolore. Proprio qui, proprio questo è il pezzo dove mi si sono impiantate quel pezzetto e mi ricordate. Mi dispiace, ma io non so come aiutarla. Sono solo la cantante. In questo momento sono occupata. Sì, ma come mi tolgono? E poi mi crescono. Tu parli nel libro soprattutto del punk come movimento che più ha portato alla nascita delle band tutte a forza femminile. Come mai le donne, secondo te, le ragazze, si sono ritrovate così tanto nel punk? Sì, beh, intanto diciamo che sia in Italia e sia all'estero è stata più l'unione della scena punk con il movimento femminista, secondo me, cioè che sono più o meno contemporanei in Italia, perché il femminismo è arrivato comunque nei tardi anni 70, metà anni 70, e l'unione del femminismo che dava comunque alle donne qualcosa da dire e il punk che gli dava i mezzi per farlo, perché comunque nel punk non era necessario saper suonare, non era necessario essere tecnicamente brave, e l'unione di queste due cose ha dato nascita alle prime band femminili. Di questo movimento, poi andando nel 68, quando comunque anche in Gran Bretagna e in America c'era già del movimento, in Italia sono arrivati forse un pochino dopo. Come mai la figura femminile qui è rimasta attaccata alla musica leggera? Per una questione proprio artistica, per regole di mercato? Beh, secondo me il primo problema è un problema di tipo culturale, perché comunque in Italia, soprattutto negli anni 60, una ragazza che suonava era una cosa vista, cioè molto strana, esatto. Senti, e come hai detto anche tu prima, di sicuro magari non erano bravissime all'inizio proprio come musiciste, non c'era del virtuosismo, e comunque rimane un po' anche ad oggi questa cosa di guardare con una certa superiorità. C'è molta simpatia verso le band femminili, però un po' di superiorità, perché ci si aspetta sempre che le donne siano meno brave degli uomini. Come mai c'è sempre questo antagonismo tra donna e rock? Non si riesce ad abbattere il pregiudizio? Perché comunque la donna sul palco è sempre vista, soprattutto dal pubblico maschile, in una maniera, guardano più al lato femminile che al lato artistico.
Bello, esatto, bello, però... purtroppo è così. E sono criticate in ogni caso, se sono molto carine sono criticate perché badano troppo all'aspetto fisico, si mettono in minigonne, se non sono al contrario molto, un'immagine molto curata, sono criticate per quello, quindi una donna che suona è comunque sempre criticata per l'immagine che ha e poi successivamente magari si guarda la musica. Mi ricopro la pelle, muovendomi riscopro allergie di ogni specie. Mi chiedo come posso vivere con le mie voglie, intanto non far nascere pua sulla mia pelle. L'ultimo capitolo del libro che è dedicato a quest'ultimo periodo, infatti, è stato intitolato One of the Boys. Come dire, non vogliamo più avere questa distanza, vogliamo essere considerate come tutti gli altri e se avranno la forza di continuare con determinazione come stanno facendo, piano piano, prima o poi... Assolutamente. Io non so! Nomi di donne o di band che veramente secondo te hanno fatto la storia del rock femminile in Italia? Beh, allora sicuramente le Clito, perché sono state la prima band rock femminile indipendente italiana, poi direi Belle Mumble Rumble sicuramente, sì. Perché è una delle band più longeve del libro, ci sono da più di 20 anni, sono nate all'inizio negli anni 90, sono tuttora attive. Donne coinvolte nella musica e nel rock, e che adesso l'idea dopo il libro è anche quella di creare un portale su internet per raccogliere non solo band tutta femminile ma anche artiste magari accompagnate da musicisti uomini. Sì, giusto? Sì, l'idea ovviamente è quella di allargare il campo a questo punto e di comprendere tutte le ragazze che hanno un ruolo significativo all'interno di una band, che può essere anche composta di altri maschi oppure da sole, oppure che sono compositrici eccetera, quindi... E poi l'altro progetto con cui stiamo lavorando è fare una compilation che racconta musicalmente, cerca di far capire musicalmente questa evoluzione che c'è stata, e quindi insomma cerchiamo di fare sì che non sia un progetto fine a se stesso ma che dia comunque delle opportunità andando avanti. Tour va in onda più volte al giorno. Torna domani con una nuova puntata. Si può rivedere con Rai Replay e sul web per tutta la settimana sul sito della Rai.